Decima stazione. Gesù è spogliato delle sue vesti. Giunti al Calvario, presero Gesù e lo spogliarono delle sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato e la tunica. Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutto d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. E così si adempiva la scrittura: si son divise tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica han gettato la sorte. E i soldati fecero proprio così. Asciugati con i miei capelli, e ora gli strappano le vesti, eccolo qui, consegnato agli sguardi di quelli che hanno occhi e non vedono, e le sue vesti non coprono alcuna ipocrisia, non vedono tutti questi torturatori, l'uomo che rinascerà come nel primo giorno, come nel giorno di tutte le nascite, e non vedono tutti questi ciechi palpitare questo cuore, il cuore di Dio. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato alla croce. Quando giunsero al luogo detto Cranio, la crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra.
Gesù pregava. Padre, Padre, perdonami, perché non sanno quel che fanno. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo schernivano, dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, sarà il Cristo, il suo erede, ma forse non era se stesso. Anche i soldati lo schernivano e gli si accostavano per porgergli delle cetole. E gli dicevano: se tu sei il re dei giudei, tu sei il re, salva te stesso, ma salva, ti scende dalla croce, salva, ti scende dalla croce. E noi ti crederemo. Essere incaricato di portare a termine con successo una crocifissione. Che sporco lavoro. Eppure lo devi fare quando sei un centurione romano. Conficcare i chiodi nei polsi, nei piedi, sangue, lacrime e quanti gemiti profondi. Essi continueranno a risuonare in me, credo, per anni. Ma lui non ha gridato come gli altri. Mi ha guardato. E in quell'istante ho capito che la sua condanna era un'ingiustizia. Mi sono visto obbligato, per un ordine, a trafiggergli il cuore con la lancia. Di fatto era già morto. I miei soldati non hanno voluto dividere la sua tunica, l'hanno tirata a sorte. Io li guardavo intristato. Alla fine non ne potevo più e ad alta voce ho detto quello che pensavo. Quest'uomo era innocente. Quest'uomo è figlio di Dio. Era più grande della tortura. Si possono anche inchiodare le mani e i piedi, ma non si può inchiodare la libertà, non si può inchiodare l'amore. Dodicesima stazione. Gesù muore sulla croce. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Thank you.
stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi si rivolse al discepolo: ecco tua madre. Dopo questo, sapendo Gesù che era ormai tutto compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: ho sete. Vi era un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto. E chinato il capo, consegnò lo spirito. Tredicesima stazione. La deposizione e la pietà. Era il giorno della parascene. E i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato. Era infatti un giorno solenne quel sabato. Chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via.
Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe a coloro che erano stati crocifissi con Gesù. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con una lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. Testimonianza, e la sua testimonianza è vera, ed egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si adempisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo che dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto.
Si diceva di me che ero un uomo giusto, onesto, timorato di Dio. Giuseppe, il giusto di Arimatea. In effetti, avevo orrore dei soprusi e dell'ipocrisia. Gesù era manifestatamente innocente, quell'innocenza invidiata, odiata, e la sua esecuzione, come quella dei due malfattori, mi aveva indignato. Non avevo avuto il coraggio di oppormi, ma quando lo vidi morire da lontano, non potei permettere che quel corpo rimanesse appeso durante il sabato. E chiesi il suo corpo a Pilato. Pilato me lo concesse. E con gli amici di Gesù, con sua madre, comprato un lenzuolo nuovo, lo calammo giù dalla croce.
amoroso Gigi, figlio, che dà consiglio al cor mio angustiato. Figlio, che giocondi, figlio, quando rispondi, figlio, perché t'ascondi dal petto si lattato. Figlio, chi t'ha ferito? Figlio, chi t'ha spogliato? Figlio, figlio, l'alfa tessita, figlio della smarrita, figlio della sparita, figlio attossicato, figlio bianco e vermiglio, figlio senza somiglio, figlio e a cui m'appiglio, figlio pur mai lassato, figlio dolce e piacente, figlio della dolente, figlio della gente malamente trattato. Fratello, ora sento il coltello che fu profetizzato, che muoia figlio e mater, tu morte e ferrate, traverse abbracciate, mate e figlio incrociato. Quattordicesima stazione. Gesù è posto nel sepolcro. Dopo tutti questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei giudei, aveva chiesto a Pilato di prendere il corpo di Gesù, e Pilato lo aveva concesso. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici, com'è usanza seppellire per i giudei. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto. Là dunque deposero Gesù, a motivo della parasceve dei giudei, poiché quel sepolcro era vicino.
giorno seguente, quello della vigilia del sabato, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al 3° giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro: avete le vostre guardie, andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete. E si andarono, e per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie. La sepoltura è sempre triste. La tua non permette neppure di riunire i tuoi amici. Al calar della sera, nella fretta per il riposo che comincia, alcune persone che ti erano vicine ti offrono questo ultimo servizio. E giaci in un sepolcro nuovo, custodito da coloro che ti temono anche da morto. Non hanno creduto in te, però ricordano le tue parole: dopo 3 giorni risorgerò. Con la loro guardia ci danno una prova del miracolo. Il cammino della croce non finisce dietro la pietra che ti nasconde ai nostri occhi. Aspetti senza fretta il momento di convincere il mondo del tuo trionfo sulla morte e sul sepolcro. Ma noi impariamo dalla tua sepoltura che non tutto finisce nella tomba. Dalla tua morte di 3 giorni sappiamo che la vita e la nostra morte sono un'attesa della risurrezione gloriosa. Abbiamo camminato con te in questa via dolorosa verso la risurrezione. Perdona tutte le volte che ci siamo allontanati da te. Aiutaci a essere segno importante nelle vie dolorose dei tanti nostri fratelli che incontriamo sul nostro cammino. Davvero un grazie lo esprimo a tutti i volontari e personaggi. Davvero un grazie di cuore e un grande applauso per loro. Grazie a loro è stato possibile realizzare questa 38ª edizione della Via Crucis Vivente. Un grazie immenso a tutto lo staff tecnico, artistico e di coordinamento. Anche a